Ciao! Bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da Spettacoli Televisivi con notizie come Striscia la notizia ha beccato Andrea Giambruno in un fuorionda compromettente. Il giornalista, compagno di Giorgia Meloni, forse scherzando si è rivolto ad una collega. Lo sai che io e asterisco abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset. Ora lo sai anche tu. Stiamo cercando una terza partecipante. Facciamo le trisam. Giambruno ha mostrato di sé un lato più scherzoso e disinvolto, rivolgendo domande e commenti audaci alla collega Viviana Guglielmi. Nella puntata del 19 ottobre, il TG satirico ha trasmesso nuove dichiarazioni del giornalista e conduttore. Lo sai che io e asterisco abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset. Ora lo sai anche tu. Stiamo cercando una terza partecipante. Facciamo le trisam. Questa l'uscita del giornalista incriminata dal TG satirico di Canale 5, che ha rimesso così sotto la lente d'ingrandimento il compagno della premier. Non è la prima volta che Giambruno si trova sotto i riflettori per i suoi commenti fuori onda. In passato, altre dichiarazioni simili sono state trasmesse, alimentando la curiosità e talvolta le polemiche. Tuttavia, il conduttore affronta queste situazioni con un approccio ironico, sottolineando la natura scherzosa delle sue parole. Andrea Giambruno, Striscia la notizia lo inchioda. In un altro episodio a telecamere spente, Giambruno continua il suo dialogo con la collega, esplorando temi audaci e personali. La conversazione si svolge in un'atmosfera rilassata, con Giambruno che esprime la sua incredulità e divertimento per la situazione. Andrea Giambruno, posso toccarmi il pacco mentre vi parlo? Ha esclamato Giambruno, ricevendo una risposta pronta dalla donna. La conversazione è poi proseguita, toccando temi di relazioni, intimità e lavoro, riflettendo la natura non filtrata e spontanea dei fuori onda. Questi momenti catturati off-air offrono uno sguardo unico e non filtrato sulla personalità di Giambruno, mostrando un lato più umano e accessibile del conduttore. Mentre le opinioni sul contenuto delle confidenze del conduttore possono variare, è innegabile che offrano un'opportunità per vedere oltre l'immagine pubblica dei personaggi televisivi. In un'epoca in cui la trasparenza e l'autenticità sono sempre più apprezzate, questi momenti fuori onda rappresentano un'opportunità per il pubblico di connettersi con figure pubbliche come Giambruno in un modo più personale e diretto.